Ciao a tutti, amici del nostro canale. Oggi abbiamo un messaggio speciale per voi. Se amate i contenuti che creiamo e volete continuare a supportarci, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è un modo semplice ma potente per mostrarci il vostro sostegno. Ci aiuta a crescere, a creare più contenuti di alta qualità e a portarvi sempre più argomenti interessanti. Quindi, se non lo hai già fatto, fai clic sul pulsante iscriviti proprio sotto questo video. Non solo ci darai una mano, ma farai anche parte della nostra comunità, ricevendo notifiche ogni volta che pubblichiamo qualcosa di nuovo. Grazie a tutti coloro che hanno già scelto di far parte della nostra famiglia online. E a coloro che si stanno unendo ora, un caloroso benvenuto! Insieme, possiamo fare grandi cose. E ora, senza ulteriori indugi, godiamoci il video. Molte ere fa, in una terra vasta e selvaggia, viveva una tribù di nativi americani conosciuta come i Lupi del Vento. Questa tribù era famosa per la loro profonda connessione con la natura e per il loro rispetto nei confronti di ogni creatura vivente. Il capo della tribù, un saggio anziano chiamato Nonno Grigio, era noto per le sue parole sagge e la sua capacità di guidare il suo popolo sulla strada dell'armonia con la natura. Un giorno, un giovane della tribù di nome Lupo Solitario si avvicinò a Nonno Grigio. Lupo Solitario era inquieto e sentiva un vuoto nel suo cuore. Chiese al saggio capo di condividere con lui il segreto dell'armonia con la natura. Nonno Grigio sorrise al giovane e disse: «Lupo Solitario, la chiave per camminare in armonia con la natura è il rispetto. Rispetta la natura e cerca di vivere in equilibrio con essa. Ciò ti porterà serenità e saggezza». Lupo Solitario decise di seguire il consiglio di Nonno Grigio e iniziò a trascorrere il suo tempo nella foresta circostante, osservando attentamente ogni pianta e animale. Imparò ad ascoltare il vento che sussurrava tra gli alberi e a comprendere il linguaggio degli uccelli e degli animali. Cominciò a rispettare ogni forma di vita, raccogliendo solo ciò di cui aveva bisogno e cercando sempre di dare qualcosa in cambio alla natura. Con il passare del tempo, Lupo Solitario sviluppò una profonda connessione con la natura. La foresta divenne la sua casa e gli animali divennero suoi amici. Condivise le sue scoperte con il suo popolo e insegnò loro l'importanza del rispetto per la terra che li circondava. La tribù dei Lupi del Vento iniziò a vivere in armonia con la natura, riconoscendo che erano solo un piccolo anello nella catena della vita sulla terra. Nonno Grigio sorrideva con orgoglio, sapendo che il suo popolo aveva abbracciato la saggezza della natura. Lupo Solitario divenne un leader rispettato all'interno della tribù, e la sua vita fu ricca di serenità e saggezza. Alla fine, quando il suo tempo sulla terra si avvicinò alla fine, si ritirò nella foresta per vivere gli ultimi giorni in compagnia degli amici della natura che aveva imparato a conoscere e amare. La storia di Lupo Solitario e dei Lupi del Vento fu tramandata di generazione in generazione, ricordando a tutti l'importanza del rispetto per la natura e la bellezza di camminare in armonia con essa. Le stagioni cambiarono e il tempo passò, ma la lezione di Lupo Solitario e Nonno Grigio rimase sempre nel cuore dei Lupi del Vento. La tribù continuò a vivere in armonia con la natura, mantenendo l'equilibrio tra dare e ricevere. Cacciavano solo quando era necessario e onoravano ogni animale che sacrificavano per il loro sostentamento, ringraziando la Madre Terra per il suo dono. Ogni membro della tribù imparò a rispettare le piante e gli alberi, prendendo solo ciò che serviva per le loro esigenze e cercando sempre di preservare la bellezza e la ricchezza del mondo naturale. Costruirono le loro case utilizzando materiali sostenibili e si occuparono della terra con cura, piantando alberi per rimpiazzare quelli che venivano abbattuti. Nelle notti stellate, riuniti intorno a un fuoco, i Lupi del Vento ascoltavano le storie degli anziani sulla saggezza della natura. Erano storie di antichi alberi che avevano visto molte lune passare, di animali che avevano condiviso le loro vite con gli umani e di come ogni elemento della natura fosse connesso a un grande mistero. Con il passare del tempo, la tribù dei Lupi del Vento divenne un esempio di come si poteva vivere in armonia con la natura. Altri popoli vennero a cercare il loro consiglio e impararono da loro come preservare il mondo naturale per le generazioni future.
Nonno Grigio visse una lunga vita e, quando alla fine si unì alla terra, lo fece con un sorriso sereno sul volto. Aveva visto la sua tribù crescere e prosperare, mantenendo l'antico legame tra gli uomini e la natura. E così, la lezione di Lupo Solitario e Nonno Grigio continuò a brillare come una stella guida nella notte. I lupi del vento continuarono a camminare in armonia con la natura, rispettandola e vivendo in equilibrio con essa, portando serenità e saggezza nelle loro vite e nelle vite delle generazioni a venire. E con questa toccante storia dei lupi del vento, speriamo che abbiate tratto ispirazione dall'importanza di vivere in armonia con la natura. Ci auguriamo che il nostro video vi abbia emozionato e stimolato a riflettere. Se vi siete appassionati a questa storia e ai contenuti che condividiamo, vi chiediamo gentilmente di supportarci iscrivendovi al nostro canale, mettendo un mi piace a questo video e lasciando un commento con le vostre opinioni e riflessioni. Questi gesti ci aiutano a crescere e a continuare a condividere storie ed esperienze significative con voi. Unitevi alla nostra comunità di amanti della natura e dell'apprendimento. Siamo certi che, insieme, possiamo fare la differenza. Grazie a tutti voi che sostenete il nostro canale, ai vecchi e ai nuovi iscritti. Non vediamo l'ora di continuare questo viaggio con voi. E ora, iscrivetevi, lasciate un mi piace e commentate. Ci vediamo nel prossimo video.